Inasprite le sanzioni per chi non rispetta le regole sullo sversamento dei rifiuti. Un'ordinanza del sindaco De Magistris porta ad un massimo di 600 euro la multa per chi abbandona i rifiuti in modo inadeguato, non rispetta la raccolta differenziata o si libera dei sacchetti al di fuori degli orari consentiti. Per i negozi, i supermercati e tutti gli esercizi commerciali scatterà, in caso di recidiva, la sospensione per un giorno dell'attività commerciale, mentre per le associazioni o per i privati che svolgono eventi sul suolo pubblico e non ripuliscono gli spazi occupati è prevista, dopo la multa, la sospensione per un anno di tutte le autorizzazioni. Con queste nuove regole, l'amministrazione comunale cerca di contenere i fenomeni di maleducazione civica, che sono stati registrati e censiti a partire dallo scorso settembre dal Nucleo di Polizia Ambientale. Il dato forse più significativo è che su circa 600 verbali elevati un terzo riguardano cittadini non napoletani, persone residenti nei comuni confinanti con Napoli dove pure è in funzione la raccolta differenziata e sono numerosi i trasgressori bloccati in flagranza con la spazzatura indifferenziata pronta ad essere abbandonata nei limitrofi quartieri napoletani. Negli ultimi nove mesi la Polizia Ambientale ha sequestrato 25 aree cittadine abusivamente utilizzate come discariche, soprattutto nei quartieri di San Pietro a Patierno, Scampia, Piscino, e Chiaiano. In tutta l'area che circonda la nostra città metropolitana effettuano una raccolta differenziata, per cui chi non si attiene a questa norma, la mattina alle 7 e alle 6 di mattina lo troviamo che sversa o nel centro direzionale o, o nella zona occidentale o nella zona orientale della città di Napoli. Addirittura un caso eradante è stato preso anche dal nostro sindaco a via Domenico Fontana, una persona che da Ercolano veniva a sversare il sacchetto a via Domenico Fontana per prendere poi lavoro presso l'ospedale che sta del Cardarelli nella Fattispecie. In questi giorni è stata effettuata una nuova pulizia straordinaria della galleria laziale, mentre la prossima notte toccherà alla galleria quattro giornate, entrambe insozzate dallo scarico abusivo di rifiuti. Sono operazioni fuori programma, ha ricordato l'assessore all'ambiente Tommaso Sodano, che costano decine di migliaia di euro, soldi sprecati per fronteggiare l'inciviltà di alcune minoranze restie alla raccolta differenziata. Siamo a giacenza zero, cioè senza accumuli di rifiuti nelle strade, ha affermato il sindaco, anche se resta da potenziare e migliorare ancora lo spazzamento. Una questione che stiamo affrontando con Asia e con le organizzazioni sindacali. È un segnale molto forte, abbiamo fatto tante sanzioni, le abbiamo comunicate, abbiamo avuto parecchie sorprese perché molte delle persone che sono state individuate provengono non dalla nostra città ma sono persone che vivono fuori Napoli, vengono a lavorare a Napoli e sversano i rifiuti durante le ore non consentite. Abbiamo avuto anche diversi professionisti che sono stati colpiti da, da sanzioni, soprattutto voglio anche sottolineare però invece che la stragrande maggioranza dei cittadini napoletani sono molto sensibili al tema dei rifiuti, rispettano gli orari, rispettano le regole, ci segnalano i disservizi e noi puntiamo su questi. La stragrande maggioranza dei cittadini che vogliono una città pulita e una città che rispetta le regole.